Io, diciamo, sono contento degli interventi precedenti perché mi permettono di dare per acquisite una serie di cose, quindi di non rifare il ragionamento che condivido molto, anche se vorrei aggiungere un elemento che, a mio avviso, secondo me, non so se c'è la parte delle intenzioni di chi mi ha preceduto, io non penso che noi dobbiamo solo resistere e non penso che sostanzialmente dobbiamo solo difenderci e dentro questa difesa costruirci tante piccole esperienze che magari si federano insieme, ma io penso che invece noi dobbiamo fare tutto questo, ma anche attaccare. Cioè, io penso che oggi noi dovremmo tenere sempre presente l'assoluto buonsenso della radicalità del pensiero e delle pratiche come primo elemento. Cioè, dobbiamo smetterla di pensarci estremisti perché siamo radicali nel pensiero e nelle pratiche. Sono cose di assoluto buonsenso. E l'altra cosa che io penso è che noi dobbiamo praticare la lenta impazienza, e cioè dobbiamo essere assolutamente impazienti per l'insopportabilità dell'attuale situazione, ma avere la capacità di sapere che il cambiamento ha bisogno di un percorso biologico e di nessuna fertilizzazione artificiale. Lo dico anche in riferimento alle ultime esperienze di costruzione di liste elettorali. Io credo che per quelle strade lì attualmente non ci siano grandi possibilità, proprio per tutto il ragionamento che si faceva prima su cos'è la democrazia oggi. Ora, la situazione della democrazia oggi a me sembra abbastanza evidente, per esempio, rispetto alla questione del referendum dell'acqua. Al di là del fatto che il popolo italiano ha votato una cosa e a tutti i livelli si sta cercando di ostacolarla, la buona notizia è che il movimento dell'acqua non è andato a casa e che in ogni territorio tutti i comitati esistenti continuano a operare. Vuol dire che ci sono delle ragioni profonde che quel referendum ha portato in luce, portato all'attenzione. E vuol dire che c'è stato un percorso di costruzione per cui, se anche oggi non si vede perché non c'è più, diciamo, l'evento, dentro i territori continua, la partita è ancora completamente aperta. Ma che cosa ha significato quel referendum? Quel referendum, a mio avviso, ha chiuso una favola che ci hanno raccontato e per rispondere a quel referendum adesso ce ne hanno raccontato un'altra. La prima favola è quella, diciamo, degli ultimi 40 anni, in cui sostanzialmente ci hanno detto che grazie alle innovazioni tecnologiche il mondo poteva diventare un unico grande mercato, bastava eliminare tutti i vincoli sociali, ambientali, eccetera, e permettere al mercato di dispiegarsi. Tutto questo avrebbe prodotto un'enorme ricchezza che a cascata non avrebbe eliminato le diseguaglianze sociali, ma avrebbe prodotto benessere per tutti. Quindi lasciate fare al mercato, che in forme differenti darà a ciascuno una grande ricchezza. Il referendum è stato il primo momento in cui l'intera società italiana ha detto: non ci crediamo più a questa favola. Cioè, non crediamo più che l'intera vita delle persone deve essere regolata dal mercato, ma esistono dei beni, a partire dall'acqua, ma non solo, tutti noi abbiamo sempre detto l'acqua è un paradigma di molte altre cose. Esistono dei beni che, proprio perché garantiscono l'universalità dell'accesso e del diritto, non possono essere gestiti dal mercato. Cioè, il mercato deve stare fuori. Poi discuteremo, magari litigheremo sull'idea se il mercato deve avere uno spazio, eccetera. Ma sicuramente c'è un cerchio concentrico che abbiamo tirato, dentro il quale ci stanno una serie di beni rispetto ai quali noi diciamo il mercato deve stare fuori. In un anno e mezzo sono arrivati 5 provvedimenti normativi contro il referendum.
Non è vero che se lo sono dimenticati, gli rimane qua. Chi ha letto il documento della Deutsche Bank del novembre scorso, in cui la Deutsche Bank, immaginate a proposito di chi, quali sono i luoghi della decisionalità collettiva, la Deutsche Bank scrive alla Commissione Europea dicendo cosa dovrebbero fare i paesi del sud dell'Europa, cioè dismettere tutto, privatizzare tutto, e nella parte che riguarda l'Italia a un certo punto dicono lì c'è un problema perché c'è stato un referendum e occorre ragionare come superarlo. Loro hanno detto benissimo, non siete più d'accordo che privato è bello, non c'è problema, potete pensarla come volete. Basta che abbiate chiaro che privato è obbligatorio e ineluttabile. Cioè non ci interessa più il vostro consenso, non vogliamo più i vostri cuori e le vostre menti, ci basta la vostra rassegnazione. Cioè abbiamo capito che la pensate in un altro modo e allora vi diciamo in cuor vostro, la sera prima di dormire, potete continuare a pensare che esistono i beni comuni. Basta che abbiate chiaro la mattina quando vi alzate che non ce n'è per nessuno. Perché? Perché lo dicono queste nuove divinità. Se ci pensate, siamo come nell'antica Grecia, no? Dove hanno creato delle divinità che, come nell'antica Grecia, stavano fuori dal mondo degli umani ma ne determinavano i comportamenti. Queste divinità sono i mercati, che sembrano una cosa astratta, però poi provano delle emozioni, no? Vanno in fibrillazione, si entusiasmano, si incolleriscono, come gli dèi dell'antica Grecia. E cosa devono fare gli umani di fronte a questi dèi? Sacrifici, per mitigarne la collera, per ringraziarne la benevolenza. Esattamente questa è la nuova favola che ci raccontano. Allora il problema diventa che noi siamo immersi nella crisi, ma la crisi è sempre la rottura di un equilibrio precedente. Cioè la crisi è una cosa drammatica, lo dico con piena consapevolezza e comprensione delle difficoltà che tutti noi abbiamo e che persone fuori di qui subiscono in maniera ancora più pesante, ma la crisi apre anche spazi non conosciuti. Per esempio tutto il paradigma dei beni comuni che si è affermato fino all'inondazione del termine. Se voi andate allo stadio di Napoli c'è scritto Cavani bene comune quando gioca al Napoli, no? Ma questa inondazione Bersani chiama l'altro, quello cattivo, chiama la sua campagna elettorale Italia bene comune, no? Questa inondazione, sulla quale poi dovremo più avanti, no? Anche, diciamo, ricomporre un po', però segnala che è avvenuto un cambiamento culturale. Il Sole 24 Ore deve scrivere bene comune nei suoi articoli,